The New Stories. La tua informazione libera. Presta, agente di diversi VIP e marito di Paola Perego, ha rischiato la vita a causa di un terribile incidente avvenuto nella sua proprietà nella zona della Sabina, nel Lazio. La tragedia è stata sfiorata quando il trattore che stava guidando si è ribaltato, mettendo seriamente a rischio la sua vita. Fortunatamente, la tragedia è stata solo sfiorata e, come racconta Novella 2000, Presta ha avuto la prontezza di mettersi sul fianco, riuscendo così a proteggere gli organi interni ed evitare conseguenze molto più gravi. Anche se è vero che il noto agente è riuscito a salvarsi la vita, ha comunque riportato delle gravi ferite. L'incidente poteva avere conseguenze mortali, considerando che il trattore pesava oltre 400 kg. Al suo fianco, senza lasciarlo mai da solo, c'è sempre stata sua moglie, Paola Perego. I due si sono sposati il 25 settembre 2011. A causa di questa disavventura, Lucio Presta e Paola Perego non potranno partecipare al matrimonio di Simona Ventura, che convolerà a nozze con Giovanni Terzi il prossimo 6 luglio 2024 presso il Gran Hotel di Rimini. Ma come sta adesso Lucio Presta? In seguito al tragico incidente, l'agente dei VIP si è rotto le costole e ha una spalla messa molto male. Tutto sommato, però, sta abbastanza bene. È già stato operato e ha iniziato il periodo di convalescenza. Presta sta comunque vivendo un periodo a dir poco complesso dalla fine del 2023, tanto sul piano lavorativo quanto su quello personale. Il marito di Paola Perego ha dovuto affrontare la rottura con Amadeus, con il quale non aveva soltanto un rapporto lavorativo, ma anche di solida amicizia. Presta ha infatti avuto molte difficoltà ad accettare la fine del suo rapporto con il noto conduttore. Come se ciò non bastasse, ha dovuto anche affrontare la diagnosi di tumore della moglie, Paola Perego. Dopo essersi sottoposta a dei controlli annuali, Perego ha scoperto di avere un carcinoma al rene ed è stata sottoposta a un intervento di nefrectomia parziale per rimuovere la parte malata dell'organo. E adesso, infine, l'incidente che per poco non gli è costato la vita. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.